Chiaravalle, celebrata la giornata mondiale dei diritti umani. L'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro, nell'ambito del progetto Lettura e del percorso di educazione civica, ha promosso la giornata mondiale dei diritti umani con la partecipazione del giornalista Rai Francesco Brancatella, che ha presentato il suo documentario La città di Palmira, la sposa del deserto. Presenti all'evento alcuni ospiti dei centri SAI di Fondazione Città Solidale Onlus ed a seguito un dibattito con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro e dell'Istituto Enzo Ferrari. L'evento si è svolto presso il Teatro Impero, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Donato. Ma sentiamo le interviste di Anna Maria Colabraro. Teatro Impero di Chiaravalle Centrale, una mattinata dedicata all'informazione, alla cultura con un documentario di cui adesso parleremo. È intanto stato attivato dal Corrado Alvaro, IC Corrado Alvaro di Chiaravalle. Qui abbiamo la referente del progetto, la professoressa Stefania Suni, che ora ci dirà. Allora, buongiorno a tutti. In realtà, insieme a me ha collaborato la professoressa Bigaran e tutto il team che si occupa del progetto di educazione civica e del progetto Lettura. Al centro il reportage curato dal giornalista Francesco Brancatella, che è qui con noi, su Palmira, la sposa del deserto, questa città siriana di cui ancora io non voglio anticiparvi nulla. Ma al centro di tutto ci sono i ragazzi che dialogheranno tramite anche il giornalista Brancatella con alcuni ospiti del centro di Città Solidale, che porteranno, ci regaleranno una testimonianza di quella che è la loro condizione di emigrazione e il dono che ci faranno della cultura e della diversità come bellezza e come ricchezza. Ed ora dalla viva voce di chi ha curato e di chi ha proprio avviato questo documentario, il giornalista Francesco Brancatella, che ci dirà perché ha scelto di fare questo documentario su questa città. La città di Palmira è una città meravigliosa, anzi purtroppo è il caso di dire lo era, perché in Siria è stata conquistata dall'ISIS, i terroristi islamici, 7-8 anni fa. È parzialmente devastata, distrutta. La città di Palmira si è mostrata al nostro sguardo, alla nostra telecamera, in tutta la sua affascinante bellezza. Veniva chiamata la sposa del deserto proprio perché era una bellezza impareggiabile. Per l'ultima volta le telecamere dell'Occidente. Dopodiché, che cos'è rimasto di quella città? Non lo sappiamo più. Ma noi abbiamo la fortuna e il privilegio di averlo documentato per ultimi. Perché questo? Perché qui oggi? Perché me, ragazzo nato a suo tempo, molto tempo fa, qui in Calabria, è sembrato giusto condividere con i ragazzi che stanno qui e che stanno studiando un po' delle esperienze di vita, di lavoro, di curiosità intellettuale, di maturazione anche umana e psicologica che ho avuto nella lunga esperienza di inviato. E sto cercando di far capire a quelli che magari la curiosità di fare il giornalista prima o poi l'avranno, quanto è bello questo mestiere. Ti pone davanti a drammi enormi, come quella della devastazione di una città storica, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ma ti mette anche nella possibilità di conoscere quello che non sapevi e che nemmeno immaginavi. Tra tutte e due, e chiudo, due cose che sono veramente agli antipodi, una cosa minima e una cosa massima. La cosa massima è che lì scopro, proprio in Siria, nasce la prima idea del Dio monoteista. Altrove, prima, in Roma, l'impero, come sapete, e in Grecia c'erano 1.000 dei, ognuno aveva il suo dio personale, quasi familiare. Lì l'idea invece del dio monocratico, che lui e solo lui, nasce esattamente lì nel deserto di Palmira. Questo è quanto abbiamo appurato, numerosi studi adesso seguiranno ovviamente. La cosa minima invece è che ho scoperto proprio in questo viaggio che l'antico nome di Palmira, nella lingua aramaica delle origini di quel deserto, era Tadmor. Tadmor vuol dire palma, che poi tradotto nelle varie successioni linguistiche è diventato Tamor, Tamar, Tamarro. Che cos'è Tamarro? Che è il nostro modo di chiamare malamente le persone che ci stanno antipatiche. Anticamente erano i venditori di datteri, il frutto delle palme. E Tamarro è rimasto invece nella nostra tradizione meridionale come un linguaggio dispregiativo, ma l'origine è nobile.
poi in un momento in cui c'è guerra, lo sappiamo, no? Ancora non è cessata questa guerra tra Russia e Ucraina, e in più anche il mondo islamico, che da pensare con tutti i disordini che ci sono, è importante ancora parlare, no, di questi argomenti. Sì, perché comunque con il mondo islamico, nel bene e nel male, bisogna saper dialogare. Oggi il livello del dialogo è abbastanza contaminato, compromesso, conflitti, contrasti, bande, talebani, ISIS, tutto questo è oggi, però noi dobbiamo sapere e ricordare a noi stessi che non è sempre stato così, che per molti secoli invece nel Mediterraneo è fiorita anche una cultura del dialogo che ha arricchito tutte e due le sponde del Mediterraneo, quella del nord cristiana e quella del sud islamica. Naturalmente noi speriamo e ci auguriamo che questo sia l'arrivo o il percorso del prossimo futuro.